Il referendum costituzionale, che potrebbe variare il numero dei rappresentanti in Parlamento, è un tema che sta scaldando le opinioni degli italiani. C'è chi pensa ad un risparmio per le casse dello Stato, con un numero minore di indennità da pattuire ai parlamentari. Dall'altra, c'è chi si preoccupa della rappresentanza territoriale in Parlamento. Temi che verranno risolti dal referendum che si terrà tra domenica e lunedì in contemporanea con le elezioni regionali pugliesi, una coincidenza che nel nostro territorio andrà ad aumentare il numero dei partecipanti. Non sono solo però gli italiani ad avere dei dubbi, ma anche alcuni ex esponenti del governo, come l'avvocato ed ex onorevole del Partito Democratico Federico Massa, che ai nostri microfoni esprime tutte le sue incertezze sul tema. La mia opinione è che si tratta di una riforma, quella del taglio dei parlamentari, che non risolve alcuno dei problemi di questo paese. Questo è un segnale della volontà della classe politica di riformarsi. Se non verranno le riforme di contesto, non sarà servito a nulla. Io personalmente, per quello che mi riguarda, non mi pare di dire una cosa, inopportuna. Non ho ancora deciso che votare, perché penso che di per sé la riduzione del numero dei parlamentari, l'adeguamento del numero dei parlamentari alla situazione europea sia una soluzione positiva, che, come devo dire, in qualche maniera scongela l'assetto istituzionale italiano, però ho la preoccupazione che poi non si riesca a completarla questa riforma, a modificare il bicameralismo perfetto, che è il vero problema, il vero blocco dell'attività legislativa italiana.